solo due parole, perché tra l'altro altri tempi si capiva cosa del dirigente. L'intervento è stato fatto da Antirapina, questo significa che non è un'attività investigativa assolutamente casuale nell'ambito dei servizi che i ragazzi in questo periodo svolgono, servizi di prevenzione. Chiaramente quando sono resi conto delle persone che erano davanti hanno chiamato di quello che erano alcolici, che credo siano presenti anche qua oggi, e insieme, in particolare, chiaramente, hanno fatto una cosa che è splendida, splendida perché è come prendere in flagranza come se avesse un'attività che non c'era, e vedere in flagranza il passaggio, la sostanza e l'acquisto da parte degli altri. Chi vende sono extracomunitari, residenti ormai qua a Salerno, e chi acquista sono dei salernitani. Non è difficile. Mi fa piacere soprattutto perché è la squadra mobile, a cui sono particolarmente legato. Voglio bene la squadra mobile, a tutte le squadre mobili, a quella di Salerno in particolare, perché sono in questa di Salerno. E i miei complimenti di cuore a loro e a chi li dirige. Vai. Vabbè, va bene, te lo dico oggi. Vabbè, grazie, anch'io. L'attività, come diceva il questore, è legata a una particolare osservazione sul territorio che stiamo facendo nell'ultimo periodo. Vedete che come facevamo già l'anno scorso, diciamo, anche quest'anno, da settembre in poi, una serie di attività di contrasto alla diffusione di stupefacenti ha una serie di risultati costanti nel tempo. No? 10 giorni fa arrestato Pisapia con i due figli di hashish, un mese fa circa sequestrata la piantagione e sequestrati poi 50 kg di marijuana. Insomma, un'attività costante di osservazione. Io credo che i complimenti che faceva il questore al personale che ha lavorato vanno fatti soprattutto in relazione alla grossa capacità di conoscenza di questo territorio cittadino, dei soggetti che pregiudicati, che sono dediti a una serie di attività delinquenziali in questa città. E solo grazie a questo, ovviamente, il controllo, diceva il questore, non è frutto di un'attività di indagine prolungata, ovviamente però non è neanche un frutto del caso, insomma, ma di un'attività protrattasi per qualche giorno di osservazione dei movimenti di alcuni soggetti che avevamo notizia svolgevano un'attività particolarmente ampia di spaccio di sfruttamento nella zona orientale soprattutto della città. Una costante osservazione dei movimenti di questi soggetti ci ha consentito appunto di osservare ieri sera mentre incontravano i due paganesi acquisiti, due cittadini marocchini residenti a Pagani, e si accordavano per proseguire verso Matierno. Siamo incontrati a Fratte per proseguire verso Matierno, dove avrebbero fatto lo scambio, ovviamente in una zona appartata, perché dovevano smontare la macchina, come abbiamo smontata noi, per prelevare gli uni dello stupefacente e gli altri il denaro che sarebbe stato il corrispettivo dello stupefacente. Ovviamente c'è la contestazione anche dell'incidente quantitativo prevista dall'articolo 80 del testo unico sugli stupefacenti, perché ora stiamo facendo le analisi qualitative proprio in questo momento. Ritengo che però evidente il quantitativo sequestrato era utile al confezionamento di numerosissime dosi, quindi utile a coprire una buona fetta del mercato cittadino per qualche tempo. Questa è la le due macchine sequestrate ci fanno comodo. Ci sono due macchine sequestrate che cercheremo di acquisire al patrimonio dei mezzi della squadra mobile, come prevede la legge, ovviamente, poiché è assolutamente evidente che le autovetture erano utilizzate proprio per trasportare lo stupefacente all'interno delle macchine, hanno occultato lo stupefacente all'interno dell'altra macchina, hanno occultata la somma di denaro necessaria per il pagamento, sono state sequestrate, cercheremo di acquisirle per l'utilizzo. Una Mercedes classe A e una Fiat Punto. La Mercedes classe A dei due salernitani. Ah, dei salernitani.